Ecco un'espressione contenente delle frazioni algebriche. Ovviamente, quali sono i passaggi da seguire? Bisogna sempre provare a scomporre i denominatori. Una volta che i denominatori sono scomposti, dobbiamo scrivere le condizioni di esistenza. Come terzo passaggio, abbiamo spesso da fare il minimo comune multiplo tra le frazioni. Dopodiché, dobbiamo eventualmente semplificare, se per caso ci fossero delle parentesi da eliminare. E quindi anche svolgere i calcoli al numeratore. Mi raccomando, la frazione che darete come risultato finale deve sempre essere scomposta e ridotta ai minimi termini. Iniziamo quindi adesso a risolvere. Il primo passaggio è quello della scomposizione. Vi ho segnato quali sono i polinomi che vedo essere scomponibili e anche ho scritto che cosa: trinomio speciale e differenza di quadrati. Perciò dove non faccio niente ricopio tutto, invece nella terza frazione procedo a scomporre il denominatore. Devo trovare due numeri che moltiplicati facciano meno 2, che sommati facciano meno 1, perciò i due numeri che sto cercando sono meno 2 e più 1. Nell'ultima frazione al numeratore ho una differenza di quadrati che diventa a meno 1 per a più 1. E al denominatore, con la stessa regola, i due numeri che ho trovato sono più 2 e meno 1 e quindi li scrivo. Condizione di esistenza. Vado a vedere quali sono tutti i polinomi che devo mettere diverso da 0 perché i denominatori non possono mai essere uguali a 0. Tutti questi devono essere diversi da 0, quindi scrivo che A deve essere diverso dal numero 2, deve essere diverso dal numero meno 2. Deve essere diverso dal numero meno 1, deve essere diverso dal numero più 1. Li ho fatti tutti. A questo punto posso procedere. Prima di procedere, noto che ho due parentesi identiche, una al numeratore e una al denominatore, perciò le semplifico. Ora mi scrivo bene le divisioni trasformandole in moltiplicazioni, perciò sempre che ricopio le prime due frazioni. E al posto della divisione scrivo per. Giro la mia frazione, il numeratore diventerà a meno 2 per a più 1, invece il 4 viene girato sotto. Ho un'altra divisione che trasformo in per e quindi la mia frazione invertita diventa a più 2 sopra e a più 1 sotto. Bene, guardo e cerco di semplificare ancora. Sì. Vedo che a più 1 e a più 1 sono presenti sopra e sotto. Vedo che questo a più 2 e questo a più 2 sono semplificabili e quindi ora scrivo quello che mi è rimasto. A che moltiplica a meno 2 meno al numeratore cos'ho? Un a e un a meno 2. Al denominatore ho il mio 4. Cosa faccio adesso? Adesso sicuramente, visto che ho una somma algebrica, vado a fare il minimo comune multiplo. Faccio la riga, 4 per tutti i fattori che trovo, quindi i fattori, ve li circondo, sono uno questo e questo è l'altro. E infatti il minimo comune multiplo, ricordiamo, è il prodotto di tutti i fattori che trovo, comuni e non comuni. Ora metto a posto il numeratore, ossia dalla divisione tra il nuovo MCM e il vecchio denominatore, vedo che mi rimane 4, perciò al numeratore mi rimane 4a. Poi c'è un meno, ancora divido tutto il mio denominatore nuovo per il denominatore vecchio e mi rimane a meno 2, che lo moltiplico quindi per a meno 2 che avevo. E ancora a meno 2. Ora sono arrivata al punto che devo svolgere tutti i calcoli che sono in questa frazione al numeratore. Per comodità mi sposto nella parte superiore della lavagna. Svolgo i calcoli. Attenzione che quando ci sono, come in questo caso, tre fattori, abbiamo una moltiplicazione ripetuta. Si fanno i calcoli sempre due fattori alla volta per non sbagliare. Al denominatore ricopio 4 che moltiplica a meno 2.
Continuiamo con i calcoli al numeratore, 4a meno, attenzione al segno, al cubo meno 4a più 4a alla seconda. Meno 4a che si semplificano e vedo che adesso posso raccogliere al numeratore un a alla seconda perché questo e questo termine hanno entrambi il termine a alla seconda che quindi raccolgo. Mi rimane meno a più 4 tutto fratto 4 che moltiplica a meno 2. Ora guardo e vedo che non c'è più niente da semplificare e quindi questa è la risposta della, diciamo, svolgimento di questa espressione e l'esercizio si conclude qui.